ragazze, questo sarà il video sul mio bracciale Pandora che in tantissime mi avete richiesto. Non mi farò vedere in questo video in quanto il protagonista del video è appunto il mio bracciale Pandora. Io ho un unico bracciale attualmente che è il classico, morbido con la chiusura classica cilindrica con la scritta Pandora. Mi sarebbe piaciuto quello con la chiusura a cuore e, dato che ho intenzione di acquistarne un altro per dividere i charm che sono presenti in questo, molto probabilmente appunto il prossimo che prenderò sarà quello con la chiusura a cuore. Di Pandora ho solo queste cose, fatta eccezione per questo anello che mi avete visto in tantissimi video e del quale mi chiedete spesso. Non mi ricordo il modello, comunque è una fedina composta da tutte queste sfere una vicino all'altra, e io sono solita portarla all'anulare della mano destra. Il mio bracciale Pandora ha un anno di vita, mi è stato regalato per il compleanno da mia suocera e proprio in occasione del compleanno lei decise di farmi scegliere anche un charm, e io, per onorare, diciamo per inaugurare il braccialetto, ho deciso di prendere la torta di compleanno. Come potete vedere è una torta con su scritto Happy Birthday. Man mano che andrò avanti vedrete i charm che io ho messo per ordine cronologico, poi man mano vi spiegherò come ho intenzione di dividerli. Martina, sapendo che mi era stato regalato appunto da mia suocera il bracciale Pandora, ha deciso di regalarmi il charm a forma di cuore con su scritto Best Friend, anzi Best Friends al plurale, con questo zirconcino qua inciso. Successivamente è arrivata la mia prima festa della mamma, anche se quella ufficiale è stata quella di quest'anno, ma mio marito ha deciso di regalarmi questo cuore con su scritto Mom, e di lì appunto a poche settimane avrei partorito Mattia, che per chi non mi conosce è il mio primo bambino. Sempre a maggio è stato il nostro secondo, a maggio del 2016, quindi dell'anno scorso, è stato il nostro secondo anniversario di matrimonio, e Nello ha deciso di regalarmi questo charm composto appunto da due cuori intrecciati che per me, per noi, rappresentano: uno sono io, uno è lui, e i nostri primi due anni da marito e moglie. Questo charm è molto molto bello, fine ed elegante, poi voi sapete tutta la mia passione per i cuori. E questa è la fine della prima sezione. Veniamo alla clip. La prima clip che incontriamo è questo cuoricino, molto semplice ma che si addice benissimo. La seconda sezione è caratterizzata principalmente dalla nascita di mio figlio, e a tal proposito ho intenzione di spostare, di creare un braccialetto dedicato interamente a lui, dedicato interamente a Mattia, e mia suocera mi ha regalato appunto la carrozzina che ha dei dettagli spettacolari, le ruote con all'interno dei fiorellini che stanno a rappresentare le raggiere, un cuoricino, ed è fatta appunto benissimo, la adoro, è un charm per dare gli auguri di nascita di un bambino, secondo me azzeccatissimo. Poi sempre mia suocera mi ha regalato la M di Mattia, e Nello mi ha regalato un charm che io desideravo tanto quando appunto Mattia sarebbe nato, e si tratta dell'orsetto con il fiocchino azzurro. È veramente carinissimo e lo adoro. Un altro regalo che mi ha fatto mia suocera è stato questo charm molto vuoto e anche molto leggero, composto da tutti i cuoricini, e la seconda e ultima clip presente in questo braccialetto è dedicata a Mattia, perché per me lui è il mio stellino, e quindi anche se è una semplice clip, per me rappresenta ciò che per me lui è, ovvero la stellina del mio cuore.
Poi per Natale la nonna di Nello mi ha regalato la A. Per il mio compleanno di questo anno mio cognato mi ha regalato il principino, perché fra i vari appellativi c'è sicuramente anche quello di principe e principino, e quindi mio cognato mi ha regalato questo charm che ha solo un unico difetto pratico, ovvero la coroncina tende a impigliarsi in alcune maglie. E ultimo ma non per importanza, è un charm che condivido con una delle mie più grandi amiche, ma come anche voi spero starete leggendo, è per me la mia sorella, e non è molto semplice far vedere le scritte e i dettagli ai minimi termini dei braccialetti, in quanto sono oggetti molto piccoli, a volte la fotocamera fa fatica a mettere a fuoco nel migliore dei modi. E anche questo charm, come praticamente quasi si può dire tutti gli altri, per me ha un grandissimo valore. Io regalai a lei questo cuore con questa scritta, che per noi ha un valore simbolico ma reale, e praticamente poi Enza ha deciso di regalarmi lo stesso, perché dice che era giusto che lo avessi anche io, quindi ne abbiamo uno io e uno lei. E niente ragazze, questo è tutto il mio braccialetto. Attualmente appunto è composto da questi ciondoli, per me ha un valore, è bello sì esteticamente, però racchiude anche dei bei momenti e bei sentimenti. Non appena aggiungerò dei charm, oppure comunque come vi ho prima spiegato andrò a dividere e sistemare come meglio credo il mio braccialetto, quello dedicato a me e quello dedicato a Mattia, poi casomai vi faccio un video aggiornamento. E niente ragazze, spero di che il video vi sia piaciuto, in tantissime me lo avete chiesto. Niente, io vi mando un bacio grande, vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao ciao.